In che strada sei andata? Abbiamo seguito quella senza impronte. Ho scelto la strada senza impronte. Ho visto una casa in distanza. Ti sei avvicinata alla casa? Sì, ho camminato verso la casa. Ho cercato di aprire la porta principale, ma è chiusa. Ho notato qualcosa sul pavimento. Cos'è? Una mano. Bella. E dentro avevo. Cioè, dentro la mano c'era una chiave. Anche la porta di sotto è chiusa, quindi l'apriamo con questa. Ho sbloccato la porta e sono entrata in cucina. Allora, possiamo andare in un'altra stanza. Guardiamo la pentola. Ok, bella. Guardiamo il rubinetto. Ok, c'è un coltello nel lavandino, l'ho preso. Ok. Sono entrata nella sala da pranzo. Cosa hai visto? Un uomo seduto al tavolo. Ci hai parlato? Si muove. Salve. Ho approcciato l'uomo, ma non aveva né occhi né lingua. Quindi deduco che dobbiamo trovare. Allora. Lì c'è lui. Il salotto. Ok. Nel recipiente c'era un occhio che si muoveva. Cosa uso per dissolverlo? Allora, vediamo. Guardiamo le piantine. Possiamo tagliare le piantine? No. Guardiamo il tavolo. C'è una chiave. Andiamo nello sgabuzzino. Sono entrata nello sgabuzzino. Cosa c'è dentro? Barattoli con parti di corpo all'interno. Cioè, non possiamo prendere quelli? Ah, vediamo se troviamo una lingua. Una mano. Occhi, bla bla bla. Cuore. Lo prendo come un no. E se andiamo in cucina, allora saliamo. Le scale. Camera da letto. C'è una scatola chiusa sul letto. Nel bagno. Allora, vediamo nei cassetti. C'è una bottiglia di acido. Vediamo. Servirà per dedurre il collo. Ho guardato nello specchio del bagno. Cosa c'è che non va? Non ho una faccia? O almeno non posso vederla? Qua abbiamo fatto tutto, ok. Ho camminato nella stanza da letto. La camera da letto. Cosa c'è che non va? Carne? Magari posso tagliarla? Un occhio. C'è un occhio all'interno. Ok. Abbiamo. Aspetta, dobbiamo fare così. Ok, l'occhio è venuto fuori. Ok, ora ci manca la lingua. Deduco che sia in un. Ah, no, no, no. Ok. Devo andare su e aprire la scatola. Ok. Apri. Una lingua. Ok.
Andiamo giù. E gli diamo la lingua. Oh. Cosa è successo? Sono su una strada adesso. Ancora coperta da neve. Posso vedere qualcosa nella distanza? Sembra come una macchina. Mi sono avvicinata alla macchina. C'è qualcuno all'interno? Una donna. Ti stavo aspettando, almeno qualcuno. Sono grata che tu abbia scelto questa strada. La macchina ha bisogno di benzina. E c'è una gas station alla fine della strada. Se mi porti indietro la benzina, ti porterò fuori da qui. Ok. Oh! Ho visto la gas station, deduco stesse dicendo. Guarda la pompa. Sembra vecchia, ma funziona ancora. Deduco ci serva una panica o qualcosa. Ci sono. C'è cibo sulle dispense. Sono completamente piene. Ehi, cara, fammi indovinare, hai bisogno di benzina? Ce n'è una rimasta. Ok, Mirbo, non mi ricordo cosa sia minimamente. Però dobbiamo trovarle una Mirbo. Ok, la troveremo. E dove la trovo la mia? Una biglia è luminosa. La devo raccogliere? Beh, sì. Cogliana. O meglio, forse gli ha chiesto se l'hai raccolta. Più che la devo raccogliere, però vabbè. Entriamo, signora, salve. Ho bisogno solo della biglia e ti darò la benzina. Perfetto. Ecco, tieni. Ma è già piena? No, dovevamo riempirla. Ok, è piena. Ok. Tieni, Amio. Fantastico, andiamo. Vediamo dove finiamo. Ah, ma nel retro ci siamo messe. Ringrazio che tu abbia scelto questa strada. Così posso tornare a casa. No, così posso portarti a casa. Vai. Ogni tanto trovo persone a fare questa strada. Li porto tutte a casa. Mi parlano dei loro sogni. Non ne so molto sui sogni, ma una volta qualcuno mi ha detto che se vedi delle impronte in un sogno, non seguirle, o sarai bloccato nei tuoi sogni per sempre. E poi cosa è successo? Mi sono svegliata.